Signori, signori, per favore, un po' di calma. Cerchiamo di mantenere la calma. In effetti, YouTube sta solo facendo carneficina di alcuni video, ma di alcuni video di alcuni YouTuber che trattano alcuni temi apparentemente baggianate mostruose, non degne neanche della considerazione di un essere inferiore, ma ma qualcosa sta succedendo e noi ne siamo molto orgogliosi e molto contenti. Perché? Meglio invidiati che compatiti, dice il proverbio. Bene, qui sta succedendo qualcosa di grosso. Vogliono eliminare una serie di video di una serie di YouTubers, compresi anche gli YouTubers, vogliono eliminare anche loro. Stanno arrivando strike da tutte le parti. Questo non fa altro che avvalorare tutto, avvalora tutto. Vedete, se voi avete un nemico ridicolo, è chiaro che non vi degnerete neanche di una misera considerazione. Quando tutto un sistema, il sistema si mobilita per andare a scovare queste persone, strike, vede, sta lì attento con due occhioni grossi così, qualcosa sta succedendo. Bene, bene, noi siamo pronti. Noi tutti siamo pronti. Possiamo essere... Sì, arrivano messaggi. Possiamo essere abbattuti singolarmente. Qualcuno cadrà. È come una guerra, è come un combattimento. Qualcuno cadrà. Comandante, comandante! No, combatti, ti prego, combatti. E allora noi continueremo. Molti, molti sono caduti. Ma noi siamo qui. Ma io non focalizzerei questa situazione sul singolo caduto. Io focalizzerei questa situazione sul concetto, sul perché. Perché una persona che spara baggianate dovrebbe essere preso di mira dal sistema? È questo che vi invito a, su cui vi invito a ragionare. Ragionate. Perché una persona che spara minchiate deve essere attaccato? Perché evidentemente minchiate non sono. Adesso, a prescindere, io non voglio parlare di nessun tema trattato da certi YouTubers. Nessun tema, non voglio fare riferimento a niente, voglio fare un video neutro, perché adesso comincia la vera guerra. Adesso non si parlerà più né di bianco, né di nero, né di giallo, né di verde. Ormai i temi si sanno, si conoscono, ormai si parlerà a grandi linee, si parlerà di loro. Si parla di loro, loro! Siamo arrivati al capolinea, siamo arrivati alla città delle macchine, quella di Matrix. Siamo arrivati fin lì. Siamo arrivati fin lì e ognuno di noi che cade è la prova lampante che stiamo arrivando al cuore del sistema. Quindi, cari signori, non vi fate false illusioni, non vi fate, non cercate di guardarvi allo specchio dicendo ci abbiamo ragione noi, loro sono i complottisti. No. Io cercherò di non parlare più di temi specifici, perché qui stiamo in un campo minato. Ma ormai abbiamo parlato abbastanza, quindi non c'è bisogno di affrontare in prima persona, faccia a faccia. Si deve giocare di astuzia. Trappole.
psicologiche, se vogliamo, ma trappole, trappole che fanno in qualche modo capire loro chi sono, noi chi siamo, gli altri. E questi indizi, più che trappole, sono indizi. Io invito tutti gli YouTubers di questa classe a non trattare più gli argomenti direttamente. Vedete, quando io in questo momento parlo, sono estremamente filtrato a livello linguistico, perché qui abbiamo trappole veramente, veramente delle trappole, come diciamo delle parole chiave, le parole chiavica, non le parole chiave, le parole chiavica, siamo fottuti. Fottuti. Beh, è strano per le persone che sparano minchiate essere fottuti. In effetti non dovrebbero essere nemici del sistema. Sono innocui, ma tanto innocui no. Non mi sembrano molto innocui perché stanno praticamente sparando a vista. Sparano a vista. Stanno cadendo. Cercate da adesso in poi di capire il mio linguaggio. Ah, apro e chiudo una parentesi. Adesso la tolleranza per certi soggetti che commentano è scesa di molto. Quindi non vi stupite se venite bannati quando parlate a vanvera. A vanvera, beh, ma secondo me quello YouTuber ha nascosto i suoi video per farla parte. Guarda che state parlando dei vostri amici YouTuber che fanno queste cose. Io vi posso garantire che io l'ho visto e sono testimone che non è vero quello che dite, sono solo illazioni, come tutte le vostre frasi infelici, illazioni infelici. Siete ridicoli, ridicoli, siete faziosi, siete falsi. Voi dovete capire solo una cosa, che adesso la tolleranza è scesa ulteriormente, quindi state attenti a come commentate perché venite bannati, ve lo dico chiaramente perché adesso mi sono scocciato. Mi sono scocciato perché finché fate gli avversi a quello che dico, c'è il dibattito più o meno animato, mi sta bene. Ma se cominciate a fare illazioni senza delle fondamenta solide, allora di che si sta a parlare? Date sfogo al vostro odio per una persona, per uno youtuber, ma alla fine. Non siete costruttivi. Se non siete costruttivi, non potete far parte del mio canale. Se non potete far parte del mio canale, venite solo a disturbare. Se venite solo a disturbare, venite eliminati, venite bannati e venite cacciati fuori. Punto. 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 Non vi dovete permettere di dire cose di cui non conoscete. Quindi, cari haters, odiatori, continuate a segnalare i nostri canali. Continuate a segnalare i nostri canali. Non fa niente. Voi fate guerra a noi e noi svilupperemo dei sistemi di difesa superiori. Tutto qua. Evoluzione. Come? Siete voi a dire che Darwin aveva ragione sull'evoluzione e adesso fate. Siete parte della nostra evoluzione? La nostra evoluzione sta andando avanti, cari signori. Sarà una guerra lunga. Non lo so chi vincerà, non lo so cosa succederà. Ma tutto questo sarà una guerra piuttosto serrata. Allora, ragazzi, io parlo di guerra di idee, la guerra delle idee, chi dice una cosa, chi dice un'altra. Ma sì, questo video lo voglio chiamare così. Perché
la guerra delle idee. C'è chi gioca sporco segnalando. Io lo segnalo, pronto, pronto, io voglio segnalare. Siete bassi, siete bassi. Continuano a chiedermi delle cose, non posso parlare. Non posso parlare nello specifico, ma voi sapete di che cosa sto parlando. Quindi sapete anche che cosa sta succedendo. Sapete che ci vogliono imbavagliare. E questo ne è la prova. Quindi non potete più dire di no. Ma stupido, imbecille, imbecille. Questa è nella prova. Vi siete scavati la fossa con le vostre mani, avete praticamente dimostrato che qualche cosa dà fastidio. Stesso questa piattaforma sta bannando tutti i discorsi complottistici. Fra poco migreremo verso altre mete. Ve lo annunzio, ve lo annunzio, migreremo verso altre mete, verso altre piattaforme, perché ormai questa piattaforma lascia un po' il tempo che trova. E lasceremo spazio libero agli scientisti e agli scienziate, non per portarvi nuove idee, per avvalorare le vecchie idee scritte sui libri. Questo era quello che vi volevo dire, quindi tanto dovevo. Spectro maledicto.